Bene ragazzi, stiamo facendo esercizi per quanto riguarda la risoluzione di equazioni immediate. Adesso io vi chiedo, ma voi sapreste risolvere una cosa del genere? 2 seno di 2x meno 2 coseno di 2x uguale a 1 con l'angolo aggiunto. Allora, il problema è che voi non sapete eguagliare un seno, un coseno, oppure uno dovrebbe fare. Ci sono due metodi qua. O il metodo dell'angolo aggiunto che permette di scrivere questo come un unico seno, allora ci riconduciamo. Quindi ecco un'altra applicazione del metodo dell'angolo aggiunto. Oppure uno dovrebbe portare 2 cos di 2x di là e risolvere graficamente questo problema. Cioè dovrebbe fare il grafico di 2 sen 2x. Il grafico di 1 più 2 cos di 2x e vedere tutte le volte che un seno incrocia un. Ma quante volte un seno incrocia possibilmente un altro coseno che sia dilatato? Cioè potrebbe incontrarlo, ragazzi? Infinite volte. E poi sono tutti gli angoli che noi andiamo a trovare con i valori di k. Motivo per cui chi perde la periodicità su infiniti valori ne ha scelto uno e ha scelto quello con k uguale a 0 perché è il più simpatico, ma ha perso, ha ucciso infiniti giocatori. Quindi, questa sì, noi vogliamo ricondurla ad un problema fatto così: seno di alfa uguale a n, dove alfa non sarà 2x e dove n non sarà 1. Ve lo dico subito. Allora, vediamo quanto fanno i valori. Devo fare il metodo dell'angolo aggiunto, si può fare perché questo valore è uguale a questo. E questo, attenzione, è il valore di A, che fa 2, B vale meno 2, ma anche se vi avessi dato in maniera, diciamo, meno cos più 2 sen, non è che A è il primo, A è quello attaccato al seno. E niente, allora io so che viene radice di a alla seconda più b alla seconda per il seno dello stesso argomento più l'angolo aggiunto uguale, in questo caso, a 1. Allora, quanto fa a alla seconda più b alla seconda? Dovrei fare 4 più 4, che fa 8, e viene quindi 2 per la radice di 2. Poi uno dice, beh, intanto posso dividere di qua di là per 1 su 2 radice 2 perché voglio ottenere un seno uguale a qualcosa. E poi, come si fa a trovare l'angolo φ? Allora, φ è l'arctangente di B su A se A è positivo. Lo è, A è positivo, quindi φ. Chi adesso diceva perché se A è positivo? Allora deve andare a vedere il video del metodo dell'angolo aggiunto che sarà, che tra l'altro è in un'altra playlist che è sulla goniometria. Quindi verrà la tangente alla meno 1 di B su A e quindi la tangente alla meno 1 di, vabbè, sarebbe meno 2 su 2, che viene meno 1, che è l'angolo che come tangente a meno 1 che è meno pi greco quarti. Tutto questo, ragazzi, per dirvi che cosa? Che quest'angolo vale meno pi greco quarti. A questo punto, dopo aver condensato un seno e un coseno in un solo seno, adesso è un gioco da ragazzi. Perché? Intanto devo guardare se questo valore è più grande o più piccolo di 1, prima cosa che la gente si sarebbe dimenticata. Ma ovviamente 1 fatto la radice di 8 è più piccolo, è compreso tra 0 e 1. E poi cosa faccio? Devo valutare quanto fa sin alla meno 1 di questo, ragazzi, numero molto brutto. Cioè, questo valore qui vi darà un valore approssimato perché non c'è nessun angolo noto che ha 1 su 2 radice di 2. Ma noi ci spaventiamo? Cioè,
se questo valore fa schifo, intanto ditemi un'approssimazione. 0,36 radianti, ok? Cioè non è un valore... Allora scriviamo 0,36 radianti e se lo moltiplicate per 180 e me lo dividete per pi greco, cioè me lo mettete in gradi, viene 20,7 gradi, no? Così tanto da 20,7 gradi. Allora, è un numero molto brutto? Sì. Quindi noi, andando avanti con i calcoli, come ce lo tiriamo dietro? Perché non potete approssimare. Non potete scrivere 20,7 o 0,36 radianti. Ma, allora, o scrivete, vi tirate dietro tutta questa balla qui, ok? Che in realtà non è che a me spaventa molto, perché poi la soluzione è già quasi finita. Cioè, adesso devo tracciare la circonferenza goniometrica con i livelli di riferimento. È un seno, quindi sarò... seno uguale a 0, seno uguale a 1, seno uguale a meno 1. Traccio la mia altezza che è 1 diviso 2 radice 2, non so quanto faccia. Sarà ovviamente tipo qui. Ecco, y uguale a 0,35, bla bla bla. Sarebbe 1 diviso 2 radice 2. E vado quindi ad intercettare i miei due angoli. Ecco, questi due angoli cosa fanno? Uno fa sin alla meno 1 di n e l'altro, abbiamo visto ieri, fa pi greco meno sin alla meno 1 di n. Quindi ho due valori. Il primo, ok, che è... il mio angolo che vale, ragazzi, qual era l'argomento del seno? Era 2x meno pi greco quarto. Pollo, qui mette x, e cosa risulta? Sin alla meno 1 di quella roba lì. Più la periodicità. L'altro è 2x meno pi greco quarti uguale a pi greco meno sin alla meno 1 di questo valore qui, più 2k pi greco. Allora, paradossalmente a voi piace più questa cosa qui, perché così non dovete sommare degli angoli. Cioè, quella cosa ve la tenete così, solo che dovete portare il più pi greco quarti di là. Quindi fate così, togliete questo. Attenzione, adesso bisogna sommare questo pi greco con questo pi greco quarti, però, e allora viene 5 quarti, 1 più un quarto. Quindi qui semplicemente viene un 5 quarti pi greco. Ma poi questa, vedete, è matematica, non è più goniometria. E poi devo dividere per 2. Allora, qui poi provate voi da soli, perché sarà un po' lungo con l'approssimazione, disegnare le soluzioni sulla circonferenza goniometrica, perché lì allora sì che dovete approssimare più o meno il valore dell'angolo. Però quanto vale x? Cioè, qual è la soluzione che voglio che voi scriviate? X uguale a, devo dividere per 2, quindi posso scrivere pi greco ottavi, cioè divido per 2 lui, poi più la metà di quest'angolo qui, più la metà di 2k pi greco. Visto che qui la periodicità è 180, concettualmente significa che avrò un angolo qui e un angolo di là, agli antipodi. E l'altro che cos'è? Qual è la differenza? Che devo fare la metà di 5 quarti, quindi viene 5 ottavi pi greco, meno la metà di quest'angolo che... magari è molto da fastidio perché non è un angolo scrivibile, diciamo, in modo semplice, più k. Concettualmente questo potrebbe essere un'altra coppia di angoli, sempre agli antipodi, perché poi devi aggiungerci un giro. Ok, quindi andiamo a generare sulla nostra circonferenza goniometrica 4 soluzioni.